Oh ragazzi, è tutto bellissimo. Guardate, io sto schiacciando. Dunque, allora, io vorrei che voi poteste vedere quello che succede nelle commissioni. E a mano che, diciamo così, insomma, pratichisco nei vari ruoli, insomma, cui la vita parlamentare i sassi e i dardi dell'avversa fortuna mi avviano, in questo momento peon di opposizione, dopo essere stato presidente di maggioranza e presidente di opposizione, adesso mi manca essere peon di maggioranza e poi avrò fatto tutto. Mi faccio delle mie idee su come dovrebbe funzionare il Parlamento, cioè su alcune modifiche essenziali dei regolamenti parlamentari, perché la vostra, non tanto la mia, che insomma, a me dove mi mettete sto, mi ricordo che da ventenne tutti pensavano che, non so, che avrei sofferto tantissimo durante la vita militare, invece mi sono divertito come un pazzo. Mi metti a fare il, cioè, non so, dove mi metti sto? Certo, da senatore si sta bene, è divertente, è bello, quello che vuoi. Fare consulenza è stressante, ho fatto anche quello, mi sono divertito, è bello. Fare l'insegnante è bello, fare il padre è bello, fare... Uno deve adattarsi, sono uno adattabile, ma insomma. Allora, adesso riprendo dall'inizio, cioè vorrei che vedeste, cioè, allora, intanto vi dico il risultato dell'ufficio di presidenza durato quasi un'ora e mezzo delle commissioni riunite quinta e sesta al Senato, che hanno in questo momento in lavorazione il decreto ristori, anzi i decreti ristori. Dunque, allora, chi mi sa dire quanti sono i decreti ristori? Dai, vediamo chi indovina. Chi indovina vince un ristoro. Allora, qua vedo dei cuoricini, qua vedo... Buonasera Maria, ma mi sai dire quanti sono i decreti ristori? Perché io vi posso stupire dopo l'ufficio di presidenza con effetti speciali. Nessuno si azzarda. 4, no, no, no Simona, no, 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 no Francesca, no, 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 no. Sono 5, perché arriva il ristori quinquies e quindi questo è uno scoop. Secondo me non lo sanno neanche i giornalisti, ma d'altra parte voi dei giornalisti avete serenamente imparato a fare a meno per motivi che non è il caso di ripetere ogni volta. Allora, la situazione è la seguente. Dunque, voi dovete sapere che noi cerchiamo di fare qualche cosa per aiutarvi. Questi fanno quello che hanno fatto finora, qualcuno è stato aiutato, qualcuno no, ognuno tirerà le sue conclusioni. Naturalmente, per aiutare le persone in un motivo di seria, un momento di seria difficoltà economica come questo, è del tutto ovvio che ci vogliano delle risorse. E allora, se si offre a una forza di opposizione di cooperare a un provvedimento che vuole dare un sollievo alla popolazione colpita da una grave crisi sanitaria ed economica, affinché non si ripeta la solita farsa che già vi descrissi, avvenuta durante il Cura Italia, cioè che noi siamo andati lì con delle proposte che loro ci avevano chiesto, salvo poi dirci che erano tutte troppo costose, questa volta vorremmo prima sapere se ci sono effettivamente delle risorse a disposizione. Perché vedete, quando si è all'opposizione, a differenza che quando si è al governo, non si è in grado certe volte neanche di stimare con esattezza, perché hai bisogno degli uffici del governo per farlo, ma soprattutto non di provvedere delle coperture per le norme che tu eventualmente volessi mettere in campo. Allora, il discorso è stato una cosa del tipo, vabbè, guardate, arrivo alla sintesi. La sintesi è che praticamente, come emendamento del Ristori 1, abbiamo già il Ristori 2, ma ci becchiamo anche il Ristori Ter e il Ristori Quater. E poi ci sarà un ristori quinquies autonomo.
Ristori Ter e Ristori Quater. Il Ristori Ter è già uscito, il Ristori Quater uscirà dopo la votazione dello scostamento, quindi dobbiamo anche votare di corsa lo scostamento, ma è già calendarizzato per la settimana. Quindi dopo che avremo questi ulteriori 8 miliardi, tutto confluirà come emendamento nel decreto Ristori, che quindi avrà come emendamenti il Ristori, avrà il Ristori Bis, che abbiamo già subemendato, poi il Ristori Ter e il Ristori Quater, che potremo subemendare. Con l'idea che, siccome il Ristori Quater è figlio di uno scostamento di 8 miliardi, forse ci potrebbero essere delle risorse a disposizione delle opposizioni per fare delle cose. Noi abbiamo tante idee in mente, naturalmente non si parla di grandi cose, in una envelope, come direbbero quelli che stanno a Brussels, di 8 miliardi. È chiaro che, siccome la maggioranza deve fare le cose sue, dovrebbe fare, credo, dei rinvii, delle scadenze fiscali seri per una volta. È chiaro che in quella envelope per le opposizioni quanto ci potrà stare? Meno di un miliardo su 8 miliardi, d'accordo? E quindi il problema diventa dire delle cose che siano sensate, che siano dire qualcosa di destra, perché io adesso sono di destra, mi sono anche adattato ad essere di destra, devo dire, molto facilmente. Tanto trovavo insopportabile essere di sinistra, quanto trovo piacevole essere di destra. Come disse un mio caro amico, una volta che, diciamo, fai questo passaggio, fai questo salto mentale, poi la strada è tutta in discesa. E aveva ragione. Dunque, dobbiamo dire qualcosa di destra che costi meno di un miliardo, possibilmente, se ci si riesce, che piaccia anche agli altri amici di destra. Poi, se non gli piace per motivi politici, restiamo sempre amici sul piano personale, e che possibilmente non sia troppo indigesta a questa maggioranza, perché, cioè, questo è il gioco, d'accordo? Ma vorrei che voi sì, ho detto la conclusione di questa ora e mezza di lavoro, che era divertente, mi piacerebbe condividere con voi, diciamo, a questo punto io che cosa vi devo dire. Cioè, io sono disperato come siete disperati molto di più voi, anche se quello che vedo io è peggio di quello che vedete voi, perché io vedo come andrà a finire questa storia, l'ho già detto, l'ho scritto nei miei libri, e finirà peggio del peggio che voi possiate immaginare in questo momento. Io questo purtroppo lo so, cerco di lottare, ma insomma, lasciamo perdere come finirà. In questo momento in cui cerco di recuperare, per chi ancora cerca di resistere, delle risorse per tirare avanti, devo a mia volta trovare delle risorse per tirare avanti, e quindi rispondere all'assurdità di certi dibattiti, di certe diatribe, cercando di vederne il lato, se non ironico, diciamo così, almeno il lato ridicolo. E quindi praticamente, dopo che questo lungo ufficio di presidenza si dipanava in questa palestra retorica fra il presidente, che diciamo così, erano tutti molto imbarazzati quelli di maggioranza, perché sostanzialmente ci venivano a dire che per l'ennesima volta non avevano capito quanto era grave la situazione del paese, e quindi correvano a mettere cerotti su cerotti, accavallandosi, inciampando prima di tutto su se stessi, poi anche sulla logica e poi anche sulle vostre ferite aperte, no? E quindi è chiaro che c'era un imbarazzo, c'era tutto un embrasson nu, e il richiamo del presidente alla concordia, e per carità, richiamo motivatissimo, però io avrei tanto voluto, il ruolo del presidente è un altro, ma sarei proprio curioso di sapere che cosa penserebbe se avesse potuto assistere ai tavoli ai quali io ero, diciamo, in trincea per la mia parte politica, cercando di difendere il buon senso, ecco. Perché credo che, se ci fosse stato, avrebbe capito che i problemi alla concordia non li poniamo certo noi, ma li stava ponendo e li sta ponendo qualcun altro. Ma non entro in questo, non voglio polemizzare. Dopo tutte queste, diciamo, questa l'eloquenza del cane bagnato, no? Perché chiaramente
loro venivano a dirci che non riuscivano a venirne a una e non sapevano neanche che cosa potevano offrirci. Allora a un certo punto io, come dire, sai, siccome poi succede anche questo, no? In queste riunioni, come in tutte le riunioni, diciamo, in tutte le sedute, perdonatemi, insomma, parla un gruppo, parla un altro gruppo, un gruppo alla volta si parla un po' tutti. Tra un po' sentirò un botto, secondo me, perché sto andando toc 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 toc. Bene, un pezzettino alla volta tutti parlano, allora intervengo io e dico: scusate, ma io, cioè, capisco anche la... mi commuovo e compartecipo a questo afflato, a questa richiesta di collaborazione, che peraltro tengo a ribadire che da parte nostra è sempre stata onorata, con tante proposte che sono sempre state respinte, e sono sicuro che questa volta è diverso, e come no, e che quindi questa volta le vostre richieste sono genuine, sincere e angeliche. Pur tuttavia vi confesso la mia, come dire, il mio imbarazzo nel dover ammettere, da docente universitario, che alla fine di tutto questo gran discorso non ho capito due semplici cose. Cioè, la prima, interrompo il resoconto sommario del mio intervento per dirvi una cosa. Da un po' di tempo va di moda che negli uffici di presidenza assista al governo, no? Tanto ormai vale tutto. Gli uffici di presidenza sono il modo in cui il Parlamento organizza i suoi lavori. Quindi, in linea di principio, il governo lì tendenzialmente è di troppo. Però, diciamo, io non ho fatto questa osservazione, che è un'osservazione di metodo ed è un'osservazione politica, non è un'osservazione personale, perché il governo è rappresentato da una persona che a me personalmente, umanamente, professionalmente sta molto simpatica, che è la professoressa Maria Cecilia Guerra, che ricordo perché in campagna elettorale partecipai a un dibattito con lei e con, se non sbaglio, anche Nannicini, non so se vi ricordate, all'università Johns Hopkins eravamo ospiti di Corralitoli, di, come si chiama, di Taddei, del precedente responsabile economico del PD. Quale sia adesso il responsabile economico del PD voi non lo sapete, ma non è un'informazione rilevante in questo contesto, né direi in generale. Non ho sollevato il problema, lei chi è, no? Come la canzone di Renato Zero, no? Che ci fa qui il governo, questo strano triangolo fra maggioranza, opposizione e governo, il triangolo no, il triangolo sì, perché io aspettavo che la professoressa Guerra ci dicesse un numero, cioè il numero dei milioni destinati agli interventi emendativi dell'opposizione, a ciò che io, in quanto responsabile economico del mio partito, potessi andare dai responsabili economici degli altri partiti di centrodestra a dire: regà, questi ci danno sti soldi, che ci famo? Qual è la cosa che secondo voi è prioritaria? Perché mi sembra evidente che bisogna comunque mettersi d'accordo su nessuno ha, diciamo, la pietra filosofale, nessuno risolverà i problemi di tutti, ma almeno avremmo cercato una soluzione concordata fra noi di centrodestra per risolvere un problema, dicendo anche qualcosa di destra, se la cosa piace. Se uno non piace, vota a sinistra e si becca questi, e fine della storia, siamo tutti contenti. Allora, il sottosegretario Guerra era intervenuto dicendo tante parole e nessun numero. Allora io, diciamo, intervengo, appunto, faccio il preambolo sull'afflato, la concordia, eccetera, eccetera. Dico però, diciamo, a me restano due domande molto semplici, che sono: quanto, ma ho già capito che a questa domanda non c'è risposta, e come. Mica mi starete dicendo che noi subemendiamo, perdonatemi, emendiamo con tre decreti il decreto padre, il ristori. E lì abbiamo, perché c'era un dubbio, la mia collega capogruppo della commissione bilancio, la senatrice Ferrero, aveva capito il contrario, cioè che i decreti precedenti sarebbero finiti come emendamenti nel decreto successivo, cioè che una volta uscito il quater gli avrebbero attaccato l'1, il bis e il ter. Invece no, questi, una volta uscito il quater, attaccano il ter e il quater come emendamenti all'1, che c'ha già il bis. Vabbè,
delirio, delirio. Che significa questo in pratica? I decreti vanno convertiti in 60 giorni, questo lo sapete, vanno convertiti in legge in 60 giorni. Se noi dobbiamo aspettare la fine di questa settimana affinché esca il quater che poi viene sussunto dal primo decreto ristori, che diventa a questo punto una specie di veste di Arlecchino, d'accordo? Questo significa che comunque noi il 29 di dicembre dobbiamo, la Camera in particolare deve aver letto e convertito, mentre sarà ingolfata ancora verosimilmente con la legge di bilancio giù di lì, dovrà aver letto e convertito questo strano mostro giuridico che stiamo mettendo su, che nel frattempo, grazie a Dio, sta producendo effetti, perché i decreti, come sapete, producono effetti dal momento in cui vanno in gazzetta, non dal momento in cui sono convertiti. Il che significa che il ministro dice, e forse qualcuno di voi, spero, lo potrà confermare, che qualche ristoro del primo decreto ristori già vi dovrebbe essere arrivato, e così io spero, però insomma non ne ho l'assoluta certezza. Ma insomma è stato bellissimo, perché ho fatto due domande, cioè quando e come. Dopodiché, altro giro, la patria, vi ricordate all'inizio della legislatura, io sono un uomo del XX secolo, una cosa, un'altra, è tutta un'ampia, ampia discussione. E poi interviene un altro collega, il collega Pichetto Fratin, se non ricordo male è stato lui, di Forza Italia, che credo sia il capogruppo di Forza Italia nella Commissione Bilancio, che alle domande quanto e come aggiunge un'altra domanda, cosa, cioè dice io non ho capito di cosa abbiamo parlato finora. Vabbè, dietro c'è anche questo, bisogna fare anche questo. Bisogna con molta pazienza aiutare questa maggioranza a esprimersi e bisogna cercare di indirizzare le risorse in cose che hanno un senso, ma voi capite bene che... Aspetta, scusate un attimo, Ci siete ancora? Bene. Ma voi capite bene che anche questo nostro scrupolo di andare a indirizzare una parte, seppure minima, di risorse in un modo un pochino più intelligente di come verosimilmente verrebbe fatto, urta però contro una cosa fondamentale e che diventerà ogni giorno più fondamentale. Cioè veniamo costretti anche noi ad operare sui ritagli del bilancio, sui coriandoli, sulle briciole che ci lasciano, e non ci viene permesso di condividere il punto fondamentale del nostro approccio, che sarebbe stato fare poche cose ben leggibili da voi e, per quel che conta, per me non molto, ma insomma dai cosiddetti mercati, ma sicuramente da consumatori e imprese, che dessero un quadro di certezza, perché adesso di che si parla? Di rinviare delle scadenze che, se si fosse detto che si faceva un anno bianco fiscale, sarebbero state, e noi lo abbiamo detto, ma loro non lo hanno fatto, sarebbero state rinviate de plano, cioè già non ci sarebbe stato bisogno di questa ulteriore tiritera e di questa ulteriore perdita di tempo in sincrono con la lavorazione della legge di bilancio. E no, ci costringono a lavorare come loro, in un modo che potrei definire, utilizzando una locuzione molto molto poco elegante, e che quindi locuzione che non userò, però se non lo faccio io, non è detto che non possiate farlo a mente voi. E con questo breve resoconto vi lascio.